piazzale di qua. Sono le classiche P che si trovano in autostrada da noi, no? L'area di sosta quando ti puoi riposare un attimino. Dove da noi non c'è niente, a volte c'è quella specie di colonnina SOS, incendio boschi, basta, appunto. Qua invece c'è una casetta per l'immondizia, c'è il foro e si buttano le cose di dentro. Poi lì c'è una casetta che è praticamente il bagno. Ci sono tavole e sedie, c'è un viale che probabilmente si addentra nella e c'è una signora che praticamente sta facendo le pulizie, pulisce i bagni, toglie l'immondizia, ha tolto i sacchi dell'immondizia, ragazzi, erano nuovi, cioè si vede che sono sacchi che sono stati messi 2 giorni fa, 3 giorni fa. Non è una cosa dimenticata da tutti. Se non fa bene il suo lavoro, probabilmente verrebbe pure richiamata. Sai, ma il suo furgone si fa il giro, si fa, si pulisce i bagni e si svuota i contenitori dell'immondizia. Cambia i sacchetti. Forse in Italia qua, ragazzi, questo, se magari qualche istituzione deciderebbe di, ok, facciamo questo lavoro bello sistemato. Montiamo i bagni, montiamo la cosa dell'immondizia e facciamo attenzione all'autostrada gratis, eh? L'indipendente che verrebbe a fare la pulizia se ne fregherebbe a me. Farebbe forse con i tempi un po' di pulizia. E anche se fosse così, due interessi in quei bagni si dovrebbero scusare. Non verrebbe comunque richiamato, nessuno gli direbbe nulla. Tanto è indicenziabile, quindi lui fa quello che vuole, fa questo puzzo un po' d'acqua. È proprio la mentalità che è diversa, ragazzi. C'è pure sto Bobcat, fermo qua. Lui dice accende, non è questo che non è. La zona di marca vabbè, ce la vi ragazzi, ve lo faccio vedere da vicino. Guarda, scarica l'acqua, ha lasciato i cestini pieni, che facciamo? Ti è sfuggito, ecco più di un altro. Ragazzi, vedete? Posa cenere. C'è la rete sicuramente per gli animali. Lada water. Quindi, il signore con il bobo cazzo. Ragazzi. Latrina è vicino. Cazzo è la latrina? Ok. Svezia, ragazzi, Svezia. Ah, ci sono i cinghiali, attenzione. Urinatoio. E questo di qua forse è per me. Oh, altra cosa dell'immondizia. Altre sosta, altre aree. Insomma, ragazzi. Non è niente male. Cioè, questa è un'area di sosta, cioè un parcheggio, non è che ci sono servizi, cose, dice, sì, a pagamento, niente, è un'area di sosta. Una semplicissima area di sosta. Eh?
ce ne sono tante di queste. Autovelox, come vedete, però sembrano unidirezionali, quindi forse con le moto non funzionano. La moto non ha la targa davanti, chiaramente. Non so se quello, diciamo, di sinistra in questo caso funge anche per fotografare la corsia opposta. Non so, bisogna andare a vedere le leggi locali. Comunque io mi sto sui limiti, così problemi zero, e sono a posto. Viene abbastanza segnalato prima, per cui tu, volendo, ce l'hai il tempo di rallentare, di essere distratto. Di essere distratto nella velocità e distratto anche eventualmente nella visione di questo tipo di cartello. Bellissimo, altri fiumi, altri laghi, tutta la zona è così, c'è anche addirittura un isolotto lì. Oh, ragazzi, stiamo attraversando qualcosa molto molto lungo nell'acqua. Ora, o è un tunnel, no, è un ponte, è un ponte anche bello grande, tutto sull'acqua. Caffè, bellissimo, wow, che meraviglia. Stupendo, ragazzi. Ah, c'è poi il ponte elevatore, quindi bisogna stare attenti. Qua devo andare, forse basta qualche nave o qualche mezzo grosso. Una nave non penso, non lo so. Qualche mezzo grosso, e quindi si deve alzare. Alza il ponte. Il ponte elevatore dovrebbe essere qua. Comunque, però è verde, quindi possiamo andare. Qua, ragazzi, il ponte elevatore da qui passa. Se l'elevatore è incredibile, perché non sembra mobile, sembra proprio fisso. Sembrava fisso, a guardarlo esteticamente non sembrava avere. Vabbè, Gubbenden. Gubbenden. Ok, qua finisce il 1980. Si può andare a quanto? No, inizio 80. Google dice 80. Ah, la prateria. Che, guardate che grande. Sì, che la casa è nella prateria. Cavolo, sì. Cosa di sapere cos'è questa erbetta che coltivano? Sembra un prato. Evidentemente non lo è. O è con un'erba. Ma è ben tagliata, è ben bella precisa, ragazzi. Quindi dubito che sia.
terra a perdita di vista d'occhio. Brunslom, Brunslom. Comunque ragazzi, devo fare una sosta perché mi sta... devo fare benzina. Chiama qua con la... con una moto d'enduro ti divertiresti troppo. Dall'altra parte c'era altro terreno nelle stesse condizioni, tutto a livello, bellissimo. Ma va bene, dai, va bene. Qua c'è altre praterie. Sateri. Enco Pingsnags. Genghe Bigitans. Che c'è dove? Qua secondo me ci hanno giocato i film di Bud Spencer e Terence Hill. Quello Trinità. Trinità! Sciori, sciori, sciori tutto l'anno. La muriga mi resti di lusorno. Forza Palermo! Che paura! Maestoso, tutta la prateria fino a quel magnifico lago gigantesco. Queste casette lì, al solito il legno. Ragazzi, sono posti meravigliosi questi. Questi qua c'è la pace assoluta dei sensi. Uno che ha problemi di stress viene qua. E solo scorda lo stress. La depressione si cura subito. Metti qua, ti metti a cavallo. Questo forse è grano, non lo so. È enorme, ragazzi, un campo immenso. Da questa parte pure. Le case in mezzo agli alberi, guardate, incastonate negli alberi. Questi spazi aperti così meravigliosi. Ma se trovo una risosta mi fermo perché voglio capire se è grano. Anche se credo di sì, ragazzi, sembrano spighe di grano. Fermo un attimo perché voglio vedere che cos'è. Sì, ragazzi, sembrano spiche di grano. E qui questo è il grano. E quindi questi sono i mulini. Fanno la farina. E qui la casa del mulino bianco. In Svezia. Comunque è tutto grano, ragazzi. Ovunque dove vigete ci sono queste. Questa deve essere la regione del grano. Guarda, cioè non finisce mai qua. Cioè io lo perdo l'orizzonte addirittura, ragazzi. Perdo l'orizzonte. Lo stanno raccogliendo, anche se ancora mi pare verde. Io non lo so quando è il punto di cottura, di raccolta. Ragazzi, scusatemi se mi dilungo su queste registrazioni, ma
non posso non regalarvi queste immagini. Non posso. Guardate questa. La Svezia. Il problema di fare l'autostrada è quello alla fine. E tutto questo non lo vedi. Non vedi niente veramente. C'era quel fie, quell'età, ma si sentiva tutto passando dalla strada. Vabbè, lo mettiamo a bordo strada, tipo come dire, senti il Chavr. Qui c'è McDonald's. Comunque devo fare di nuovo l'autostrada. Uppsala, sono da 55 per 70. Sono le 10 ragazzi. Devo uscire da qua. A destra. Tra 2 chilometri ci sarà in teoria un'isola, se qua sarà lì, lo so. Rifornimento, McDonald's e compagnia bella. E io devo fare il rifornimento, ragazzi, perché la benzina mi sta finendo. Oh, un'attacca. Intanto devo fare 5 km. Però qua Enkoping c'è il rifornimento. Traki bla 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 bla. Coping, sala e mora, 500 metri, usciamo ragazzi, facciamo carburante. Mora, sala e coping, 500 metri, usciamocela. Senso la fare sta qua quando c'è poi. Ah, lo dico io, secondo me io sto uscendo per un paese. No, cioè il classico, ormai classico, la classica zona commerciale a bordo allo svincolato statale. Ah, sono due, uno è ok, andiamo da qua. Non lo so, penso che devo prendere più da qui che da lì. Max 1,939 a 1,70 internet Intersport. Borgia. Dovrebbe fare benzina, no, in teoria. Anche in pratica, no, in teoria. Che se no rimaniamo senza. Ok, andiamo a fare il carburante. Almagata e traccadata. Però noi dobbiamo andare, dobbiamo fare il pieno. Google, quindi stai buono, facciamo il pieno. Ragazzi, 172.
E quanto su? Saranno una quindicina d'euro. 172. Spostiamoci intanto, mettiamoci là. Quello stava vomitando. Ok, ragazzi, vi faccio anche una pausa con la scusa. Ma proprio 2 minuti, eh. Anzi, sapete che c'è? Mi mangio una cosina. Visto che quello vomita, io mi mangio una cosina. I motociclisti. Ragazzi, la cosa l'ho fatta. E quindi mi rimetto in marcia. Amore, oh! Signora! Come fai? Ma era così nel mio occhio, però. No, acqua. Sono un po' di motociclisti. Chopper. No, sono mischiati, non sono chopper. A meno che non sono un mescal. E questo non c'entra niente. La maggior parte sono chopper. Vanno ragazzi. Salutiamoli. Chilometri di autostrada, ragazzi. Buon divertimento. I cavalli, i cavalli. Li ho sdegni i cavalli. Segnalazione di cervi che possono attraversare la strada. Non sono i primi che vedo, però qua lo vedo molto plausibile come cosa. Io preferisco rallentare un attimino e se mi vado a impiccicare contro un cervo mi sminchio buono. Vilstena. Tanto un limite di 80, un rischio del cervo.
dove era l'altra strada? Ho sbagliato. Non ho capito, la sto facendo ora l'inversione a U. Non era da qui che dovevo girare, ma dalla strada principale. 100% Brumotti. Ah, ok. Bisogna sgranchirmi. Rally che dobbiamo prendere. Da Gabri Sala. Indicazioni per Gabri Sala. Oh, Amone, dai, concendo. Filate. Ciao paesiello, ti ho visto di strisce. Ah, è Ren, cioè, ma tutto quell'insegna, quello che bacia la Ren, salvata la Ren. Ma siamo vicini a Babbo Natale, ragazzi. Adesso abbiamo i cani, allora c'è una verne. Non credo però. CrossFit. Bel camper. Soul Green Energy. Ferro di cavallo. Figo il ferro di cavallo. È piccolino però. No, fallo più grande. Ok ragazzi, ora c'ho davanti 81 km di questa strada. Quindi a prima piazzola mi fermo un attimo. E poco fa non mi sono soddisfatto con quella del... Ho fatto circa 160 km. Ma voglio farmi un'altra pausa. C'è una bella piazzola per cui mi fermo un attimo. No, non è una piazzola, è una traversa. È una piazzola, non è traversa. No, è una traversa. Allora andiamo dritto. Allora di legname appena tagliata. Questa è zona di boscaioli. Che poi l'altro non è neanche la prima che vedo.